le parole che non ho mai detto sono rivolte a me stesso. Non gli ho mai detto non cambiare mai, non pensare a quello che dicono gli altri. È importante che tu sia te stesso. Non bisogna mai cambiare per gli altri. Le parole che avrei voluto dire e che non ho detto sono per mia mamma e mia nonna. Vorrei ringraziarle per tutto ciò che hanno fatto per me. E cioè, mi dispiace anche che non sono la figlia che loro vorrebbero avere, però. In un percorso di 3 mesi, 15 studenti hanno lavorato sulle parole che non abbiamo mai avuto il coraggio, la forza o la voglia di dire. Sono le parole non dette. Il nostro viaggio nelle parole non dette è partito da un'indagine condivisa sulla conoscenza di sé e sul dialogo come espressione libera, autentica, in cui ci si racconta guardando dentro se stessi, scavando nella propria storia, fuori dalle gabbie delle parole preconfezionate, anonime, sono state consegnate o imbucate nella buca delle lettere, che da anni è collocata a scuola nell'ambito di un progetto di ascolto contro la dispersione scolastica. Le parole non dette spaziano su universi diversi, toccano i temi delicati dell'identità, privilegiano la relazione con gli adulti, parlano di solitudine e incomprensione, di diversità, di dolori, di amiche false e vere, di tradimenti, di incomprensione. Un posto centrale ha il corpo, spesso vissuto con disagio. Cosa abbiamo ottenuto? Un percorso autentico, di conoscenza e comunicazione, di crescita, di amore per sé, per la conoscenza e per la parola. Allora, la mia parola non detta è merito e rispetto.